Sono serviti decenni di processi per dimostrare che Mino Pecorelli non fosse quel ricattatore che molti pensavano. Ce lo conferma? Lo conferma la sentenza del Tribunale di Perugia, che io ho pubblicato in questo libro, Dossier Pecorelli, e dove in questa sentenza si scrive a parole chiare, dice, la situazione riscontrata nel processo è incompatibile a giudizio della Corte con la figura del ricattatore attribuita a Pecorelli, perché la forza del ricattatore è quella di minacciare la pubblicazione di una notizia scabrosa e non quella di pubblicarla, ovvero di fare conoscere solo ai diretti interessati e non al pubblico, vendendola la notizia scabrosa. Questo Pecorelli non l'ha mai fatto. Pecorelli, qui finisce la citazione della sentenza del tribunale, parlo io. Pecorelli invece le notizie scabrose le pubblicava e le pubblicava tutte. Anzi, io ritengo che la ragione per la quale Pecorelli è stato assassinato è proprio dovuta per impedirgli di pubblicare notizie scabrose. Ed è certo, e sono molti gli indizi che sono emersi durante il processo, che Pecorelli si preparava a pubblicare notizie importanti riguardo alla verità del caso Moro. E quella è forse la ragione principale della sua uccisione. Voglio aggiungere che l'avere cercato di dimostrare che Pecorelli era un ricattatore è stata un'operazione di depistaggio a favore di coloro i quali lo hanno assassinato. Ed è un dato di fatto che quella campagna che si è sviluppata soprattutto immediatamente a ridosso dell'assassinio, ha fatto il gioco, il buon gioco di coloro che l'avevano assassinato e ha indirizzato il processo su delle piste false. La stessa prima istruttoria era teleguidata e non è un caso che la prima segnalazione giunga al procuratore della Repubblica De Matteo attraverso delle telefonate anonime, che poi si scoprirà che quelle telefonate erano state fatte da due appartenenti ai servizi segreti, nome e cognome, ben in casa e nobili. Questo è stato accertato, sta scritto negli atti giudiziari dello stesso procedimento per la strage di Bologna, dove questi personaggi hanno ripetuto depistaggi e sono stati quindi oggetto di attenzione e di condanna da parte dell'autorità giudiziaria bolognese. Ma perché questo depistaggio da parte di uomini appartenenti ai servizi? A chi ubbidivano quando hanno fatto quelle telefonate? Purtroppo su questa parte il procedimento non è andato a fondo e non si è potuto arrivare al punto di avere giustizia per l'assassinio di Pecorelli.